Vado. Allora, presentiamo oggi una relazione che è stata portata in giunta appunto ieri relativamente ai nodi alta velocità, alta capacità est e ovest. Inizialmente questa delibera doveva riguardare soltanto il nodo ovest, ma in realtà poi il nodo est è passato in CIPE proprio di recente, quindi abbiamo fatto alcune correzioni in corsa. La questione è relativa a quelle che sono le opere compensative che il Comune di Verona ritiene di chiedere a Ferrovie dello Stato per il passaggio dell'alta velocità alta capacità. In questa tavola che ci ha fornito Ferrovie dello Stato sono raggruppate sia le proposte che sono state fatte nel corso di tutti questi anni anche dall'amministrazione precedente relativamente alle proposte di opere compensative sulla città, ma anche gli interventi che il CIPE ha già ritenuto come interventi comunque come modifiche progettuali che non rientrano nel 2% ma vengono fatte comunque, come in particolare gli interventi sulle due stazioni, quelle di Porta Nuova e quella di Porta Vescovo, o altri sottopassi che sono necessari proprio perché il passaggio dell'alta velocità comporterebbe sono delle problematiche di viabilità. Invece, per quanto riguarda le opere compensative, noi come Comune di Verona chiediamo che venga fatto un unico conteggio dei due lotti, del nodo est e del lotto ovest. La somma, infatti, dei due lotti come opere compensative, che praticamente è sempre il 2% delle opere, è 14,8 milioni di euro. Rispetto al passato, questa amministrazione ha impostato innanzitutto il PUMS e con il PUMS siamo andati effettivamente a verificare quali sono le necessità della città dal punto di vista viabilistico. Ma oltretutto abbiamo dato una marcia molto veloce a quello che è l'ex Calomerci, quindi il futuro Central Park. Da qui quindi la necessità assoluta di fare un nuovo sottopasso a livello di, in questo punto, diciamo, dove c'è il futuro Central Park. Le Ferrovie dello Stato ci ha proposto una sottovia 2 più 2 corsie, ma invece noi, proprio perché lo studio del PUMS porta con dati oggettivi a quello che potrebbe essere l'impatto di questa viabilità, quindi i progettisti del PUMS ci hanno proposto invece una corsia per senso di marcia, oltre alla pista ciclabile e i marciapiedi, quindi per una larghezza complessiva dell'opera di 14,5 metri. Questo quindi collegherebbe via Albere con via delle Coste e con Stradone Santa Lucia. Perché un sottopasso di questo tipo? Proprio perché questa deve essere non una strada di alta percorrenza, ma una strada urbana che riesca a decongestionare i due ingressi saturi, che sono Viale Piave e via Albere, che sono gli altri due passaggi al di sotto della grande cesura che abbiamo a causa della ferrovia. Quindi diciamo, la proposta iniziale era un 2 più 2 corsie, questa invece è una più una corsia. È stata fatta una stima, per ora molto approssimativa, dalle Ferrovie dello Stato su questa richiesta, che si attesta circa sui 20-25 milioni di euro, però loro stessi ci dichiarano che è da verificare perché la cifra per un'opera che in realtà stiamo parlando di una lunghezza di quest'opera di 110 metri. È chiaro che il costo non è tanto l'opera quanto il fatto che nella realizzazione deve essere anche mantenuta attiva la linea attuale, quindi è questo più che altro il costo dell'opera. Quindi chiaramente quando verrà fatto un maggior dettaglio dell'opera riusciremo anche a stimare meglio i valori. La nostra richiesta è comunque di dare priorità a questo intervento rispetto anche agli altri interventi che avevamo chiesto come opera compensativa. Quindi addirittura per noi potrebbe essere valido, siccome chiaramente 20 milioni di euro è sicuramente maggiore di 14,8, ma saremmo anche disposti a intervenire come Comune di Verona oppure a proporre al Ferrovie dello Stato, l'abbiamo già fatto, che realizzino al grezzo l'opera perché mi interessa chiaramente più che altro la parte ferroviaria, che quello è il problema grosso per realizzare un tipo di intervento di questo tipo, e il resto invece potrebbe essere i lavori pubblici, gli uffici strade della nostra operazione. Chiaro che senza questa opera risulterebbe difficile anche decongestionare queste due altre arterie, ma soprattutto anche è necessaria per il futuro Central Park. Grande.
Sì, in sintesi, guardate, le altre cinque proposte, voi le vuoi sapere? Le altre cinque proposte come opere commissative che comunque sono ritenute accoglibili per il MIT, nella istruttoria che è stata fatta al CIPE, sono il collegamento ciclopedonale in via Albere, con un sottopasso separato, 1,4 milioni di euro, il prolungamento a sud della viabilità del nuovo sottopasso in via Carnia a Vifelinon, questo è questa parte, perché questo viene realizzato di fatto non come opera compensativa, la parte di via Carnia, via Finilon, è realizzata come proposta progettuale stessa da parte delle ferrovie, infatti in questa tavola in verde sono stimate quelle che non sono opere compensative, sono opere che ferrovie farà lo stesso. Quest'altra arteria era una proposta di allungamento di questo pezzettino che appunto costa 12,7 milioni. Il terzo punto in realtà non siamo noi stessi che non lo chiediamo più, perché è un percorso ciclopedonale fra stazione e fiera che invece per noi lo realizzeremo prima attraverso gli interventi compensativi delle operazioni di aree dismesse che abbiamo ex Abacchi e lì vicino ex Safem. Poi c'è il 4 che è invece un percorso ciclopedonale via Fenninon, via Somma Campagna, 1,7 milioni, e il 5 sottopasso stradale via Piatti, via Spianà, 1 milione. Allora, in questo momento appunto perché abbiamo portato in giunta questa delibera? Perché le Ferrovie dello Stato vuole sapere l'ordine di priorità su queste opere. Considerate che l'amministrazione precedente mai aveva parlato di questo sottopasso. Siamo stati noi che abbiamo appunto portato avanti l'ex scalo merci, la riconversione, e abbiamo realizzato il PUMS, per cui abbiamo ravvisato che c'è la necessità assoluta e se non ora, mai più. E questo è il momento in cui è possibile incidere, perché pensare di fare un sottopasso dopo con la ferrovia risulterebbe assolutamente un costo, possiamo dire, con uno zero in più dietro, insomma, per intenderci. Quindi se vogliamo farla, questo è il momento. E il PUMS stesso ci dice, va in questa direzione, cioè noi abbiamo fatto fare uno studio combinato FS e PUMS per capire i carichi, come anche si sgraverebbero gli altri due con questa unione. Poi considerate che questo, dove adesso c'è una valle desolata, o più che altro un po' di camion e di merci, nel futuro sarà uno spazio della città, quindi è uno spazio molto grande nel cuore della città, 500.000 metri quadri, è chiaro che è necessario fare delle dovute considerazioni. Ed è solo in questo momento possiamo permetterci di inserire un altro collegamento nelle ferrovie. Sì, beh, noi ci troviamo direi settimanalmente con via call, chiaramente con le Ferrovie dello Stato, per i passi successivi dopo la chiusura degli accordi relativi alle SUL e agli indici dello scalo merci, per fare le prossime fasi. Ci interessa di meno, chiaro. Certo. Perché lo diciamo? Perché non c'era prima? Perché l'amministrazione precedente non l'aveva mai messo questo sottopasso. Siccome parte da molto il passato queste delibere, noi invece ci siamo inseriti in corsa. La vera priorità è questa.